Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vedremo come ho realizzato la post-produzione di questa fotografia che state vedendo adesso, che è una foto tratta dal mio ultimo video sul campo che trovate qui sul canale, che vi linko qua in alto. Andiamo subito in Lightroom e vediamo come ho realizzato questa foto. Innanzitutto si tratta di un blend di due scatti. Questo, diciamo, era lo scatto di base in cui avevo comunque tutte le informazioni di base per le ombre. Io tendo comunque a non fare foto troppo chiare per il mio scatto di base, perché comunque mi piace mantenere un aspetto abbastanza naturale e un po' anche dark della foto. Mentre lo scatto invece più scuro, in cui le ombre sono chiaramente tagliate, mantiene tutti i dettagli invece del cielo, che era bellissimo. Allora, partiamo subito e applichiamo una correzione profilo. Io ho un mio predefinito per farlo, dove già mi va a togliere le aberrazioni cromatiche e attivare la correzione profilo dell'obiettivo che stavo utilizzando. Come temperatura colore direi che ci siamo abbastanza, non la voglio scaldare eccessivamente, ma questo è un punto che mi sembra giusto. Andiamo a compensare un po' l'esposizione. Recuperiamo un po' i neri e li portiamo un pochino più qua sulla destra e alziamo un pochino anche le ombre, quindi diciamo una sorta di recupero del dettaglio nelle ombre. Texture e chiarezza non le voglio minimamente toccare al momento, così come la curva. I colori mi sembra che vanno già bene così. Posso applicare una mascheratura alla mia nitidezza per applicarla alle parti che mi interessano dell'immagine. E con questo ci siamo. Adesso possiamo copiare le impostazioni, deselezioniamo tutto e copieremo le impostazioni soltanto per quanto riguarda la correzione del profilo, la nitidezza, e facciamo copia. Andiamo sullo scatto sottoesposto per il cielo e andiamo su incolla. Abbiamo incollato quindi le immagini che adesso sono perfettamente sovrapponibili. Allora, qui parliamo solo del cielo. Allora, però, prima di tutto, visto che poi andremo a fare un merge di questi due scatti, recuperiamo le ombre fino al massimo, giusto per rendere il blend più facile dopo in Photoshop. Quindi non ci interessa realmente che cosa sta accadendo nella parte inferiore della foto. Questo serve soltanto a Photoshop più tardi per rendere più naturale il blend delle due immagini. Allora, compensiamo leggermente l'esposizione per non scurire appunto troppo le ombre, ma recuperiamo un po' le luci per andare a riportare il cielo nel suo aspetto originario. Come temperatura colore, qui vorrei scaldare un po' la temperatura, ma non eccessivamente, perché vorrei comunque lasciare un po' di questo blu nel cielo, e aggiungiamo anche un filino di magenta, ecco. Come mascheratura della nitidezza la riportiamo stavolta così in basso e andiamo anche a ridurre il disturbo in maniera considerevole, anche se eravamo a ISO 100, ma visto che qua ci serve soltanto il cielo, in questo modo avremo un cielo bello pulito e privo di rumore. Vediamo ora rapidamente se ci sono delle macchie di sporco sul sensore. Perfetto, visto che c'erano delle macchie anche sulla parte, diciamo, della terra, andiamo a copiare le impostazioni, deselezioniamo tutto e andiamo sullo strumento rimozione macchie, copia, e lo incolliamo anche sul file, diciamo, di base. Perfetto, così anche qui l'unica macchia che avevo trovato qua nella zona di questo file che utilizzerò è sistemata. Selezioniamo entrambe le foto e andiamo a modifica in, apri come livelli in Photoshop. Abbiamo adesso le nostre due foto qua a disposizione come livelli in Photoshop. Quello che ci interessa è mantenere questo scatto di base, ma con il cielo dello scatto sottoesposto. Quindi creiamo una maschera nera, tenendo premuto il tasto Alt o Opzione su Mac, e la nuova maschera. Così facendo abbiamo nascosto tutto il livello sottoesposto. Andiamo con un pennello di una dimensione adeguata, con opacità 100%, a riportare il cielo in questa esposizione. E già così vediamo che il lavoro potrebbe anche essere sufficiente, però c'è un leggero alone qua in fondo.
vogliamo sbarazzarci di questo alone. Come si fa? Si può fare con una spennellata, diciamo, a una opacità inferiore, o altrimenti ancora meglio ci aiutiamo con una maschera di luminosità. Allora rendiamo un attimo invisibile questo livello, perché sul livello di base abbiamo un netto stacco tra luci e ombre che ci aiuterà notevolmente in questa fase. Quindi con il nostro pannellino di maschere di luminosità, quindi non guardate quello che sto utilizzando io, TK Basic 6, che per fare quello che faccio io di solito basta e avanza, ma ce ne sono svariati altri, potete utilizzare il vostro, il funzionamento è più o meno lo stesso, e andrò a scegliere una Darks One. Posso rendere la maschera più selettiva con Ctrl L aprendo i livelli. In questo modo ho uno stacco bello netto tra luci e ombre. Selezioniamo e adesso con la selezione delle dark attive possiamo andare con un pennello nero opacità 50%, una dimensione naturalmente inferiore rispetto a prima, a rimuovere il blend che avevamo fatto molto molto gentilmente dalle zone in cui non aveva ragione di essere. Quindi se ora vediamo la nostra maschera di luminosità, ha agito in questo modo, come una sorta di filtro graduato ma estremamente preciso e personalizzato. Così abbiamo riportato in essere questo cielo e fatto il nostro blend. Quindi possiamo raggruppare le immagini in gruppo blend. Adesso cominciamo con lo sviluppo vero e proprio, che è la parte più divertente. Io parto sempre con il Dodge and Burn, che è molto importante. Per creare un livello Dodge and Burn andiamo su Nuovo Livello, modifichiamo in Sovrapponi il metodo di fusione e lo chiamiamo Dodge. Scegliamo un colore caldo che avviene nella scena, come può essere questo. Lo desaturiamo leggermente, in questo caso, e con un'opacità al 30% andiamo a spennellare un po' qua dove vogliamo dare maggiore interesse sulla foto. Adesso l'opacità qua diventa un po' troppo alta, quindi scendiamo al 20%. Perfetto, ora in generale l'effetto è un po' troppo forte, quindi abbassiamo l'opacità del livello finché non siamo soddisfatti e abbiamo dato maggiore interesse a certe zone della foto. Ora c'è questa leggera nebbia sullo sfondo e sarebbe bello enfatizzarla, quindi creiamo un altro livello Dodge and Burn in modalità luce soffusa e la chiamiamo nebbia. Prendiamo un pennello di colore bianco ma leggermente tendente al blu, molto molto leggero come questo, e con un pennello andiamo ad enfatizzare questa nebbia con opacità 10%. Ora naturalmente abbiamo invaso la zona in cui la nebbia non c'era, dunque possiamo creare intanto una maschera sul livello, lo rendiamo invisibile e andiamo a scegliere una Darks 3 per andare a selezionare quello che ci interessa, cioè dove vogliamo rimuovere questo effetto, cioè sul viale di cipressi. Andiamo ad aiutarci con i livelli per renderla più selettiva e vediamo che abbiamo selezionato il viale di cipressi ed il podere. Diamo ok e selezioniamo. Adesso con la selezione attiva di questo viale di cipressi possiamo andare con un pennello nero con opacità diciamo 50% a rimuovere l'effetto diciamo della nebbia da questa zona e mantenerlo invece sullo sfondo dove era molto gradevole. Ricordiamoci che abbiamo la selezione attiva mentre facciamo tutto questo, di conseguenza abbiamo rimosso il Dodge and Burn che abbiamo fatto per la nebbia da queste zone. Deselezioniamo, vediamo prima e dopo. L'effetto è ancora leggermente visibile, ma va bene così perché è abbastanza naturale. Adesso vorrei dare un po' di contrasto a questa foto. Come facciamo per dare un contrasto mirato? Con una maschera di luminosità anche qui. Creiamo una Mids One, cioè una maschera di mezzi toni,
e la associamo a un livello curve. Così facendo noi andremo a dare contrasto con la curva, ma solo ai mezzi toni dell'immagine, escludendo quindi sia le alte luci più estreme, sia le ombre più chiuse. Di conseguenza l'immagine potrà avere molto contrasto, ma con maggiore controllo. Vediamo prima e dopo il contrasto, e giusto per capire, senza la maschera di luminosità l'effetto sarebbe questo, che è fin troppo estremo. Invece, restringendo l'effetto solo ai mezzi toni, questo è l'effetto molto più naturale, molto più gradevole. Adesso c'è questa fonte di luce, da dove il sole sarebbe sorto dopo pochi minuti, che mi piacerebbe molto enfatizzare. Allora, io c'ho un video su questo canale che potete andare a vedere, vi linko qua in alto, che parlo dettagliatamente dell'enfasi della luce. In questo caso faremo una tecnica molto simile e sfrutteremo sempre le maschere di luminosità. Facciamo l'unione di tutti i livelli visibili con CTRL maiuscolo ALT E, e con una maschera di luminosità andiamo a selezionare soltanto la luce del cielo. Quindi partiamo con una LIGHTS 2, no? Anzi, facciamo una LIGHTS 4, perché deve essere una maschera molto selettiva nei confronti delle luci, come questa, direi che va benissimo. La selezioniamo e adesso abbiamo questa selezione attiva. Facciamo CTRL J, che è il comando per duplicare il livello, e noi quindi abbiamo su un livello nuovo, a parte, soltanto le luci che avevamo selezionato. Quindi possiamo cancellare il livello unito, che ci serviva soltanto per questa operazione, e abbiamo qui un livello vuoto, sembra vuoto perché è uguale a alle luci che c'erano prima, in realtà non è completamente vuoto, vedete? Ci sono le luci del cielo. Adesso prendiamo il filtro sfocatura, controllo sfocatura, e applichiamo un raggio di sfocatura che dia questo senso di glow, questo senso di splendore di queste luci. Direi che intorno ai 50 pixel, in questo caso siamo a un buon livello, e diamo ok. Allora, naturalmente l'effetto è quello desiderato, cioè di dare il bagliore a queste luci, però è fin troppo, e soprattutto risplendono e vengono sfocate delle luci anche nel cielo, tipo le nuvole, che non è proprio il massimo. Quindi applichiamo una maschera nera su questo livello e con un pennello bianco, opacità 60%, diamo soltanto qualche lieve spennellata alle zone dell'immagine dove volevamo applicare questo effetto, cioè da dove arrivava il bagliore del sole che stava per sorgere. Andiamo prima e dopo. La differenza è molto minima naturalmente, ma è giusto così, prima e dopo. Adesso lavoriamo un attimo sui colori e creiamo un livello di saturazione, tonalità saturazione. Campioniamo un colore caldo che avviene nel cielo e lo saturiamo fino a questo punto. Ora però vorrei creare un altro livello di tonalità saturazione, stavolta però concentrandomi soltanto su questo primo piano, perché lo vorrei rendere leggermente più interessante, più vivido. Selezioniamo un colore che avviene qua nel primo piano. Sono sempre gialli, quindi non guardiamo quello che succederà adesso nel cielo, perché lo maschereremo soltanto nel primo piano. Andiamo ad aggiungere saturazione fino a che non arriva ad essere un bel verde acceso. Possiamo anche giocare un po' con la tonalità del verde per dargli un pochino di calore in più, come in questo caso. Vediamo che così facendo però anche il cielo ha subito delle modifiche e questo non va bene. Quindi invertiamo la maschera e con un pennello bianco opacità 100% riportiamo questo effetto soltanto al primo piano. Adesso vorrei dare maggiore dettaglio a questa collina dove si trova il podere. Uniamo di nuovo tutti i livelli con CTRL maiuscolo ALT E e con CTRL maiuscolo A apriamo il filtro Camera Raw. Questo ci permetterà di elaborare il livello unito, quindi tutta l'immagine unita su un unico livello, ci permetterà di applicare le modifiche che avevamo in Camera Raw o Lightroom. Diamo un po' di texture e di chiarezza. Ci concentriamo soltanto sui dettagli di questa collina, ok? Ridiamo anche un pochino di saturazione
e scaldiamola leggermente. Ok, diamo ok. Adesso, siccome noi abbiamo fatto tutto questo soltanto per una zona dell'immagine, non tutto perché è fin troppo contrastata e dettagliata, adesso mascheriamo tutto con un livello, con una maschera nera, e con un pennello bianco opacità 50% andiamo a portare questo effetto solo nella zona desiderata. E possiamo dare anche una leggera spennellata qui davanti. Questo è troppo, quindi abbassiamo l'opacità al 30% e ridiamo. Perfetto. Dividiamo la maschera, è questa, solo in queste zone dove abbiamo deciso di riportare questo effetto di chiarezza, prima e dopo. Benissimo. Adesso aumentiamo leggermente la nitidezza, ma proprio in modo leggero, perché poi verrà fatto per salvare l'immagine per il web, con un filtro high pass. Quindi di nuovo uniamo tutti i livelli, CTRL maiuscolo ALT E, e andiamo a scegliere filtro altro accento a passaggio. Questo è il filtro high pass, quindi è un aumento del dettaglio, diciamo. Andiamo a posizionare il quadratino su una zona con molto dettaglio, come può essere questa. Ora vedete, qui un raggio di 2,2 è molto alto, perché vediamo una sorta di alone intorno alle forme, che non va bene. Bisogna abbassare il raggio finché non vediamo soltanto i bordi senza nessun alone. Quindi in questo caso un raggio di 0,6 va più che bene, e diamo ok. A questo punto possiamo modificare il metodo di fusione in sovrapponi, e così facendo abbiamo aumentato il dettaglio e la nitidezza sulle zone dell'immagine che ci interessavano. Però probabilmente lo abbiamo fatto anche nelle zone di ombra in cui non c'è dettaglio e andiamo a amplificare soltanto il rumore. Quindi mascheriamo nuovamente con una maschera nera e un pennello bianco, l'opacità 100%, andiamo a riportare questo effetto soltanto sulla linea dell'orizzonte, la linea di questa collina, magari la strada e il primo piano. Quindi abbiamo applicato questo effetto soltanto a queste zone. Siamo ai ritocchi finali della foto e applichiamo un Orton Effect adesso. Ora, per riapplicare un Orton Effect, di nuovo creiamo un livello unito, quindi CTRL maiuscolo ALT E, e lo andiamo a sfocare, quindi filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Vi consiglio di mantenere, di partire da un raggio pari ai megapixel della vostra fotocamera, poi potete aumentarlo o diminuirlo un po' a seconda del vostro gusto, ma più o meno partite dal numero di megapixel della vostra fotocamera. Diamo ok. Adesso mascheriamo questo effetto andando in canali e facendo clic su RGB con CTRL premuto. In questo modo abbiamo selezionato soltanto le luci della foto. Creiamo una maschera, e la maschera quindi avrà l'aspetto della nostra foto in questo momento. Abbassiamo l'opacità al 0% e ridiamo l'effetto solamente nella misura in cui ci piace di più. Perfetto, questa quindi è la foto finale. Forse queste ombre sono un pochino troppo chiuse qua, quindi per sistemarlo creiamo un livello di valori tonali e diamo come valore tonale in output qui sulle ombre 5 punti, in modo da rendere leggermente più morbide le ombre ma senza perdere contrasto. Quindi raggruppiamo tutti i nostri livelli. Questa era l'immagine di partenza dopo il blend, questa è l'immagine finale. Io spero che il tutorial vi sia stato d'aiuto, mi è stato anche richiesto un tutorial sulla post-produzione di questa immagine, quindi spero che sia stato davvero utile. Vi invito a lasciare un commento, un mi piace, e iscrivervi al canale per i prossimi contenuti di Photoshop, Lightroom e soprattutto fotografia paesaggistica dal campo. Vi ricordo che sul mio sito sono presenti numerose iniziative, tra cui i corsi di fotografia, corso base e corso di post-produzione. Sono videocorsi, quindi ve li potete scaricare e fare comodamente da casa sul vostro computer. Il calendario 2021 della Toscana e i prossimi workshop in programma. Vi ringrazio ancora per aver visto il video e ci vediamo insieme alla prossima. Ciao!